solo faltas tú, tu presencia y nada más, solo falta que pongas un poco de ti, nada más, solo faltas tú, y no te puedo hablar, quizá mañana sea tarde, yo puse ya mi era il meno che potessi aspettarmi da una tipa come mi te. Faccia il favore di andarsene da casa mia. Ti dico solo una cosa, Azucena. Stai lontana da mio marito, perché altrimenti... Che voleva? Che voleva? Chiedilo a lei. Credo che tu sia abbastanza in confidenza per domandarglielo, sbaglio? Azucena, io ti ho soltanto domandato cosa... Ah, non fare il finto tonto. Sei stato tu a darle modo di mancarmi di rispetto. Ah, guarda, a proposito, t'avverto. Se quella solo si azzarda ancora a rimettere un piede in questa casa, ci penso io ad insegnarle il rispetto verso me e mia figlia. Rodolfo, non sarà che Brenda sia innamorata di te? No, Lia. Quando due persone si sono insultate come abbiamo fatto noi, è molto difficile. Adesso si è impuntata che vuole avere un figlio da me. Ah, ma allora è così che stanno le cose? Sì, ma sono io che non lo voglio. Però hai appena finito di dire che avresti desiderato che la figlia di Azucena fosse tua. Certo che l'ho detto, la figlia di Azucena. Quella sì, perché sarebbe il frutto di un amore. Un pezzetto di tutti e due noi. Te lo immagini che bello, Lia? Un figlio di Azucena è mio. Che meraviglia. Sarebbe un miracolo. Tu l'hai vista quella bambina? Com'è? Dimmi. Bella. È bella. È la bambina più bella del mondo. Quando sono andato alla maternità e l'ho vista lì... mi sono rimproverato mille volte di non essere stato io il padre di quella piccolina. Ero disperato. Mi sentivo l'uomo più disgraziato del mondo. No. Tu non puoi sentirti così. Questo non è giusto. Sì, sì. Ero disperato. Mi sono sentito un disgraziato. Proprio così. Pensando che Azucena, la donna che più ha avuto un bambino da un altro uomo. Io non posso vederti soffrire così. Rodolfo, io devo dirtelo. Dirmi che cosa? Che cosa devi dirmi? Che quella bambina è tua figlia. Che la bambina di Azucena è tua figlia. Papà, ti va un po' di caffè? Certo, sì. Perché no? Un cucchiaino di zucchero? No, metà. Mettine poco. E dimmi, a che cosa è dovuta questa tua serenità? Non c'è un vero motivo. Avevo solo voglia di fare quattro chiacchiere, di prendere un caffè con te, di parlare un po'. È tanto che non lo facciamo più, vero? Brenda, non è mia la colpa. Certo, ma ora non serve farsi delle accuse. Anche se, in quanto a questo... Continua.
E credo che qui l'unica a dover chiedere scusa sono io, per tante cose. Mi sembra che ormai sia un po' tardi, non trovi anche tu? Ammetterai che dopo la morte di Ornella... Sì, è di lei che voglio parlarti. Perché io sento che attraverso te è come se chiedessi perdono alla mamma. Direttamente non posso più farlo. È che l'hai addolorata troppo, Brenda. Ha sofferto. Sì, ora lo so, papà. Ma ti chiedo di aiutarmi a cambiare. Ma è strano, lei viene a trovarmi in sogno tutte le notti. E sai, ogni volta la sento che mi ripete le stesse, identiche parole, quelle che mi ha detto morendo. È come se tornassi qui. Brenda, è soltanto la tua coscienza. Può darsi, papà. Chiamala come preferisci. Però, se lei è stata importante per te, ti prego di aiutarmi e ad esaudire la sua volontà, papà. A che cosa ti riferisci? Lo sai. Lei insisteva che io facessi in modo di recuperare il mio matrimonio con Rodolfo. E questa è la cosa a cui tengo più di tutte nella mia vita, credimi. Io devo conquistarmi il suo amore. Era ora che te ne rendessi conto, no? Sì, papà, e oltretutto ti parlo dal profondo del cuore. Io sono disposta a tutto, a dargli davvero tutta me stessa. Ma tu mi aiuterai. Sì, Brenda. Per Ornella ci riusciremo. Ti giuro che non te ne pentirai. E la prima cosa che intendo fare è darti un nipote. Voglio un figlio da Rodolfo, papà. Un figlio? Sì, papà, un figlio. Io ho deciso di dirlo a lei, Armando, perché conosco bene la profonda amicizia che la lega a Raffaele. Una promozione, signore. Ma è una stupenda notizia. Bene, Raffaele ne sarà soddisfatto, anche perché arriva al momento giusto. Un avanzamento di carriera è proprio quando gli nasce una figlia. Come? E quando è successo? Non mi dica che Raffaele è già diventato padre. Eh sì, commissario, è accaduto qualche giorno fa. Azucena ha partorito una bambina. Raffaele è pazzo di gioia, così non l'ho mai visto. Ha il sorriso sempre stampato in faccia. Certo. Allora la promozione sarà come un regalo inaspettato. Dio mio, non è possibile. Mia figlia. Mia figlia. E come l'hai saputo? Ecco, l'ho scoperto per caso. L'ho sentito per puro caso. Ho ascoltato un discorso tra Brenda e la signora Adelaide. Devi sapere che nel periodo in cui tu e Azucena stavate insieme, la signora Adelaide andò a casa di Azucena e le disse che sarebbe stato meglio se vi foste lasciati, perché tu dovevi sposarti con una ragazza del tuo livello sociale. Continua. Va bene. Fu in quell'occasione che ecco, Azucena le confidò di essere rimasta incinta. Solo che la signora Adelaide le chiese di non dirtelo, perché a nessuno di voi due sarebbe convenuto, in quanto la famiglia attraversava un periodo di grave crisi finanziaria, e se lei ti amava davvero tanto, era un suo preciso dovere sacrificarsi, se voleva evitare che poi tu un domani glielo rinfacciassi e la incolpassi di tutto quanto. Quello che è accaduto dopo lo hai vissuto sulla tua pelle. Che orrore, Rosalia, che orrore. Mia madre ha fatto questo. Come ha potuto? E quanto ci ha rimesso? Azucena a sacrificarsi? Io non le avrei mai permesso di fare un gesto del genere. Non glielo avrei mai permesso.
Ormai è andata così, figlio. Quello che è stato, non lo puoi cambiare. Purtroppo, Rodolfo, non si può tornare indietro. No. Come puoi dire una cosa simile? Come? No. È mia figlia. Io ignoravo di avere una figlia e questo fa cambiare tutta la mia vita. Dove stai andando, tesoro? Vado a casa di Azucena. Io voglio reclamare tutti i miei diritti. Mi riprenderò mia figlia. Francesco, sto parlando con te. Sei sordo? Ma perché non hai voluto difendermi? Perché non hai detto a quell'imbecille tutto quello che si sarebbe meritato? Dico, ma chi si crede di essere? Arriva a casa mia, nella mia casa, capisci? E mi insulta come se niente fosse. Francesco, almeno rispondimi! Beh, cosa avrei dovuto fare? Contribuire ad aumentare lo scandalo che tu hai fatto scoppiare per colpa della tua imprudenza? Bravo, adesso vorresti anche farmi passare da colpevole, non è vero? Non ho dubbi, stanne certa. Ti ho avvertito mille volte. Hai voluto diventare l'amica intima di mia figlia ed ecco le conseguenze. E tu hai pensato che fossero stupide manie, no? Ti lamenti? È il risultato della tua imprudenza. Fammi a sentire, Francesco. Francesco, non ti accorgi che sono arcistufa di te e della tua famiglia? Non vi sopporto più. Che ti sei messo in mente? Ti consiglio di guardarmi. Sono una donna ancora giovane, sono carina, sono libera. Perché dovrei tollerare che un vecchio noioso mi faccia subire certe umiliazioni? Pensi che ti permetta anche questo? No, non ti illudere. Cos'è che non mi permetti, bello? Perché non è forse vero tutto quello che ho detto? Eh? Dovresti ringraziare il cielo e baciare per terra se una donna come me ti ha sopportato per tanto tempo. Non voglio neanche pensarci, ma tu hai veramente creduto che un giorno mi sarei sposata con te? I vecchi a una certa età si rimbecilliscono, mio caro. E secondo te dovrei anche sopportare gli insulti di quell'imbecille di tuo figlio? Smettila o non rispondo di me! Sei avvisata! Gabi, non fa storie, devi controllarti, così non risolverai nulla. Su, su, bevi un sorsettino. L'hai costretta a fare cose terribili, ho paura di finire in carcere. Fammi il favore. Come puoi pensare a un'assurdità di questo genere? Ne ho fin sopra i capelli dei tuoi piagnistei, Gabi, capito? Vuoi comportarti da persona adulta? Mi avete ingannato. Tu mi hai raggirata, Giulio. Tu, e pensare che io mi sono sempre fidata ciecamente di te. Ma tu devi continuare a fidarti di me, bellezza. Guardami negli occhi. Dai, su, per favore, tu devi credere in me. Non continuare, smettila di fare il cinico. Gabi, non ho avuto scelta. Io sono stato coinvolto come te, mia cara. Non è stato molto diverso, credimi. Smettila, Giulio, non pretenderai che creda ancora alle tue bugie. Giuro, è tutto vero. Per favore, usa il cervello, non è il momento di fare pazzie. Bene, adesso ragiona, eh? E se mi aiuterai, noi ne usciremo fuori sicuramente. Ci stai? Mm? Che cos'è? Semplice, una cosa che ti affido. Questa valigetta è molto pesante. Si può sapere che cosa c'è qui dentro? Oggetti molto pesanti, hai detto bene. Armi. Gli strumenti di cui abbiamo bisogno per il nostro unico e ultimo grande colpo. Pam. Coraggio, non essere nervosa. Dammi un bacio. No, fai piano. Mi piace fare. Ah, finirai per viziarmela, mamma. Un pesce nel mare. Ha preso da sua madre. Lei adora il rumore della pioggia. Figurati, a te non piace l'acqua? No, sì che mi piace. La grande nuoterà come un delfino, sicuro. Se l'è tolta ancora. Eccolo. Aspetta, state attenti. Mettiamo giù una soltanto, mamma. Guarda, le fa male. Eh sì che apri le pancine piuttosto. Mettile là. Ma attenta, hai le unghie troppo lunghe, la puoi graffiare. Ah, la mia bambina. Vabbè. Sei bella come la tua mamma. Sì, cioè, è coperta. Sì, vabbè, finché resta vabbè. In casa. Va bene così. Pronta. Mettile guardatela anche questa. L'amore della sua mamma. Vieni qua, vicino. Vieni qua. Tieni, Marino. Mettile i pantaloncini. Sono la tua mamma. Che cosa c'è? Guarda, guarda la faccia che ha fatto. Beh, allora vedi di infilarmi. Sta per piangere. Io la faccio piangere? Ah. Così? Ma non avrà fame? No, non credo, è ancora presto. Altrimenti piangerebbe, si farebbe sentire. No, manca ancora un po'. Lei mangia tra un'ora. Non ti vergogni con le gambe nude? Ma che sta facendo?
eh? Ma dai, figuriamoci, è da cambiare. Oh, vado io a rispondere. Te l'avevo detto. Non le piace il telefono? Su, dai. Ecco. Sì, pronto. Sì, sono Raffaele. Oh, commissario, come sta? Bene. Sì, come? Venire là? Ma perché, scusi, non sono di turno. Ah, una sorpresa. Capisco. Sì, va bene. D'accordo, arrivo immediatamente. Sì, senz'altro, tra poco. Arrivederci. Non so, guarda, mamma, guarda che... Ma guarda che fa. Amore, passo un momento in commissariato. D'accordo, questo. Va bene. Guarda la bambina, Raffaele. Torno subito, capito? Ci vediamo. Arrivederci, ma l'hai vista, mamma? Ah, ma ha fame. Ha fame. Dai, sì, piccolina. Dai, mettila sul letto. Insomma, non la posso tenere un po' in braccio, mamma. Ah, finirai per darle una cattiva abitudine. Ti senti che parla. La mia bambina. Ah, io non la sto viziando, ma tu sì. Lei è piccola. Devo riavere mia figlia, Rosalia. Perché è mia e nessuno può togliermela, nessuno. Ma non puoi fare una cosa del genere. Rifletti bene, Rodolfo, pensaci. È una vera pazzia, non è possibile, lo capisci questo? Non importa, io me ne infischio. È mia figlia, Rosalia. Mia figlia. Sì, lo so che è tua figlia. Però esiste anche la legge. Lei è sposata e quindi la bambina non appartiene a te, anche se in effetti lei è tuo figlio. Ufficialmente il padre risulta il marito di Azucena. Che mi importa della legge? Sono pronto a sfidarla, la legge. Io ne ho il diritto e non ci rinuncio. Voglio riprendermi a Azucena e con lei mia figlia. Entrambe appartengono a me e io sono pronto a tutto. Rodolfo, tu non devi andarci. Oltretutto, non dimenticare che il marito è anche un poliziotto. Santo cielo, Rodolfo! Rodolfo! Oh, Dio mio. Poveri noi. Che faccio io adesso? Oh, signore, aiutami tu. Ma a chi telefono, signore? A chi posso rivolgermi? Qualcuno dovrà pur fermarlo. Oddio mio. Mamma, è importante che tu reagisca. In fondo è sempre noi tre. I tuoi figli e ti vogliamo tanto bene. Sì, tesoro, sì. Devo ritrovare me stessa. Però mi serve del tempo. È stato tutto così, così improvviso. Che sei venuto a fare, papà? Come osi presentarti dopo quanto è successo a mia madre? Hai ragione, figlia mia. Però dovevo parlare con tua madre. Dirle che sono profondamente pentito. Avevo perduto la testa. Vattene, per favore. Torna da quella donna. Adelaide, perdonami, ti prego. Lo ammetto, io mi sento in colpa. Sai, sono pentito, mi vergogno di me stesso. Ti vergogni adesso? Non è un po' tardi, papà? Perché non ci hai pensato prima? Siamo dovuti arrivare a questi estremi. La tua follia non te ne rendi conto. Avrebbe potuto costare la vita a mia madre. Voglio che tu te ne vada, papà. Sparisci! Me ne andrò quando avrò sentito dire da Adelaide che mi perdona. Perdonarti, Francesco? No. No, mai. Hai distrutto il mio amore, tutti i miei sogni, tutte le mie illusioni. Hai rovinato la mia vita. Posso perdonarti dopo che mi hai fatto questo? Non potrei mai riacquistare la fiducia in te. Credi che ci si possa fidare di un uomo che abbandona la sua famiglia per la prima che gli capita di incontrare? No, Francesco. Esistono cose che è impossibile dimenticare. Mi hai rovinato l'esistenza, Francesco. Come vorresti fare con la vita della mia Gabi? Ma con lei non ce la farai perché io la difenderò a tutti i costi. Adelaide, noi stavamo parlando di te e di me. Preferisco parlare di mia figlia perché io non conto più niente.
Hai calpestato il nostro matrimonio, Francesco. È andato in pezzi per sempre. E ora vai via, per favore. Vattene. Sì, papà, è meglio. Ti prego, vattene. Non ti accorgi del male che stai facendo a mia madre? Insomma, non ti basta. Non ti basta tutto il dolore che le hai procurato fino a questo momento. Vattene. Ho detto fuori di qui! Dov'è mio marito? Non c'è. Si può sapere dove è andato? Non glielo posso dire. Una cosa però deve saperlo, ormai ha scoperto tutto. A cosa ti riferisci dicendo tutto? È chiaro. A quello che lei e la signora Adelaide gli avevate nascosto. Ma cosa stai cercando di farmi capire? Basta con i giri di parole, che avrebbe scoperto, Rodolfo? Tutto quello che deve sapere. E cioè che la figlia di Azucena è figlia sua. Tesoro. Ma dove vai? Devo comprare un altro biberon per dare il latte alla bambina. Di quelli piccoli. Prendi anche del talco perché non ce n'è più. Sì, senti, ma ora sta dormendo. Sì, era stanchissima. Ciao, Angelo. A dopo, tesoro. Pronto? Chi lo desidera? Prenda. Senta, signora, vogliamo ricominciare da capo? Vi deve fare il favore di lasciare Azucena in santa pace, mi spiego. No, mia figlia non c'è e Rodolfo nemmeno, per sua informazione. Non ha motivo di mettere piede in questa casa. Perciò sia gentile e non importuni mai più mia figlia. Cancelli questo numero, chiaro? Arrivo! Ora so tutto. Dov'è mia figlia? Ma pensa che cosa strana. Come va, Armando? Ah, ciao, caro. Ma allora spiegami, sono venuto subito. Che cosa succede? Non fare quella faccia, per te la notizia è buona. Su, forza, parla. Ah, no, se te lo dico il commissario mi taglia la gola stavolta. Dai, dimmi cosa c'è, perché ne fai un mistero? Abbi pazienza, no, un attimo, hai fretta. Commissario, come stai? Salve, Raffaele. Salve. Quali sono gli ordini? Lei mi ha detto di venire subito. Sì, per una ragione che merita di essere festeggiata. Ah, sì? Hai avuto una promozione. Da questo momento sei a tutti gli effetti un commissario. Non è possibile. Ti abbiamo persino fatto fare la targa d'ottone per l'ufficio. È stupendo. Questa è davvero una grande notizia. Amico mio, congratulazioni. Grazie, Armando. Eh beh, l'unico pericolo è che adesso ti trasferiscano, no? Ah, no, per ora mi auguro di no. No, davvero. Preferisco rimanere qui. Come? Non capisco. No, no, non la prenda così, commissario. Ho una certa faccenda ancora in sospeso e vorrei portarla a termine prima di andarmene. Certo, e quale sarebbe? Vede che ormai ho scoperto un indizio sul colpo finale. È già quasi pronto. Stavolta prenderemo il francese e la sua banda. È la cosa peggiore che potesse succedere. Rodolfo è venuto a sapere che è lui il padre della figlia di Azucena. Ma come l'ha scoperto? Perché per quanto mi riguarda non ho parlato con nessuno, al contrario. Gliel'ha detto quella vecchia pettegola di Rosalia. Rosalia? E come diavolo ha fatto? Semplice, avrà origliato mentre ne parlavamo fra di noi. E perché lo rinfaccia a me? Perché sei tu la sola colpevole, Adelaide. Io? E perché, scusa? Perché ti sei tenuta quella donna in casa. Perché le hai sempre concesso di prendersi delle libertà che non le spettavano. Stai esagerando, Brenda. Non ti permettere. Non hai alcun diritto di venire a rinfacciarmi niente. Siamo in una clinica e tu conosci le condizioni in cui mi trovo. Non è giusto addossarmi le responsabilità di un fatto che io ignoravo. Qualunque cosa accada tra te e Rodolfo, da oggi in poi sono fatti vostri. Rodolfo è tuo figlio, Adelaide. E tu sei sua moglie, maggiorenne e vaccinata. Abbiamo già fatto fin troppo, l'abbiamo quasi costretto a sposarsi con te. Ho agito contro i miei principi per evitare che Azucena avesse il figlio. Con questo vuol dire che non dai nessuna importanza al fatto che Rodolfo abbia scoperto la verità, e cioè che quella bambina in effetti sia anche figlia sua. Certo, logicamente sì, Brenda, però che cosa posso farci? Rimprovera quell'imbecille che fa la governante in casa tua. Devi costringerla a parlare con Rodolfo. Ma a che scopo? Ormai Rodolfo conosce la verità. Senti, scusa, io non vedo perché la prendi così. Abbi pazienza, Azucena ormai è la moglie di un altro e legalmente la bambina risulta figlia del suo attuale marito. Devo dedurre che non intendi fare niente. La tua idea è di lasciare che la vita faccia il suo corso, vero?
Ti illudi forse che Rodolfo non avrà nessuna reazione adesso che non avanzerà dei diritti con Azucena sulla sua paternità? Senti, non saprei dirti come reagirà o si comporterà Rodolfo, però qualunque cosa decida legalmente quella bambina è e resterà figlia dell'uomo che attualmente è sposato con Azucena. Non vedo proprio il motivo di questa tua agitazione. Mi agito perché tu sei eccessivamente tranquilla ed è soltanto colpa tua se Rodolfo è venuto a sapere tutto qua. Mi arrabbio perché quella che gliel'ha detto è una donna che presta servizio in casa tua e che oltretutto non ha intenzione di rimproverare. Mi infurio perché sono stufa di Azucena e di tutto quello che devo subire da lei. Però non starò ferma a guardare. Oggi risolverò questa storia una volta per tutte. Che cosa hai in mente, Brenda? Andrò immediatamente a casa di Azucena. Sarebbe un errore, Brenda. Dammi retta, non fare niente, non seguire un impulso del quale potresti pentirti amaramente in seguito. Qualunque cosa accada, stavolta ci vado, Adelaide. Ho già riflettuto e so benissimo quello che devo fare. Tesoro, mi vuoi aprire? Cosa vuoi, Lia? Aprimi! Sì, arrivo, arrivo. Che ti succede, Gabi? A me? Perché questa domanda? Come, tesoro? Ormai è parecchio tempo che sei chiusa qui. Hai un'espressione da cane bastonato. L'ho notata da troppi giorni. Io ti conosco bene. Dimmi che ti succede. A me? Assolutamente niente. Perché invece non provi a spiegarmi che sta accadendo in questa casa? Mi riferisco a tutti. Ma perché parli in questo modo? Che cosa stai dicendo? Avanti, dimmi. Semplice, perché. Semplice, perché in questa famiglia, Lia. Anzi, qui non esiste più una vera famiglia. Perché se uno morisse all'improvviso, non importerebbe a nessuno. Si farebbe il funerale e ti saluto. Rodolfo bada ai fatti suoi. Papà pensa... pensa alla sua avventura. E la mamma... beh, è come se fossimo diventati degli estranei. Io, per esempio, non conto per nessuno, Rosalia. No, questo non è vero, piccola mia. Lo sai che ti vogliamo tutti tanto bene. No, io non ti credo, Rosalia. Quando si vuole bene a qualcuno, si cerca di stare più uniti. Mentre noi invece... pensa, è strano, Rosalia. Quando io ero ancora una bambina, io parlavo sempre con la mia mamma. E lei mi teneva compagnia. Però adesso so che è fatta solamente di stoffa e di plastica e che... lei non potrà mai aiutarmi. Non mi può aiutare né darmi un consiglio, Rosalia. Ah, bambina, tesoro mio, ti prego non piangere. Povera piccola, come sei sola. So tutto ormai. È mia figlia. È mia figlia. Perché mi nascondevate la verità? Perché? Signore, questo non è vero. Esiste una spiegazione. Spiegazione? Privare di sua figlia un padre. Come può spiegarmelo? Non era premeditato. Le cose sono cambiate solo perché dovevano andare così. No, non è così semplice. Si sbaglia. Questo è il frutto del grande amore che c'era tra Azucena e me. Non esiste una giustificazione. Non può dimenticare il destino, figliolo. Delle cose intervengono e... No, no, il destino non c'entra. È la diffidenza, la cattiveria. Azucena doveva avere fiducia. Raccontarmi tutto. Perché ha preferito negare? Che senso aveva nascondere? Lei non ha proprio nessunissima colpa, mi creda. L'hanno praticamente obbligata. Le hanno fatto venire mille dubbi e non c'è altro. Ma perché non me l'ha detto? Poteva confidarmi.
Bastava spiegarmi le cose, l'avrei capita restando al suo fianco, evitando quello che è successo dopo. Lei ha sposato un altro uomo e io la prima venuta pur amando lei. Forse però Dio ha voluto così. No, Dio non si abbassa a queste cose, signora. Questo è un problema fin troppo terreno. Ora mi porto via la bambina. No, la scongiuro. Lei l'ha fatta per il suo bene. Dammi la bambina. È mia figlia. Lo so. Brava, appunto, lo sai. Credi di aver fatto una cosa saggia tacendo, vero? Pensi che per questo tu andrai in paradiso? Non c'era altra soluzione. Ma che dici? Come sarebbe? Tu sei pazza. Per favore, almeno non urlare. Vuoi farla piangere? Donna. Guardami negli occhi. Dimmi la verità guardandomi negli occhi. Perché me l'hai nascosto? Perché mi hai ingannato? Che bisogno c'era di mentirmi? Tu non sai niente. Io ti ho lasciato perché lo ha voluto tua madre, per la tua famiglia. Tua madre è venuta qui offrendomi dei soldi. Ha cercato di comprarmi come se fossi una sgualdrina. Ho rinunciato a te perché vivessi nel tuo mondo pieno di ricchezze. Ora lascia che io viva nel mio. Il mio mondo eri tu, ne dubitavi. Perché hai accettato tutto questo? Smetti. Tu lo sai che io ti amo. Io ti amo ancora. Basta, sei pazzo. Sì, io ti ho sempre amata. Sono pazzo di te. Davvero, ho voglia di baciarti. No, ti scuso. Ti amo. Per favore, io non ti posso più amare. È finita, non giuralo. Posso. Giuralo in presenza di nostra figlia. Che non mi ami più, forza, giuralo. Non possiamo più amarci. Io non ti amo. È falso. Ma non te la caverai così. Io mi batterò per mia figlia. Io non rinuncerò alla mia bambina. Non te la lascerò. Tu non me ne priverai. Giulio, e le armi? Non ti devi preoccupare, Stella. Le ho date a Gabi. A Gabi? Sì. Ma e dove le tiene? Non pensi che sia pericoloso? Ti ho già detto di non preoccuparti, sta tranquilla. La polizia non penserà mai di andarla a cercare a casa di Gabi. Senti, Giulio, non hai considerato che... Basta, Stella, tu... ti prego, non continuare. Il tuo telefono potrebbe essere sotto controllo. Ma dove Vengo sei? Da te. Sono vicino al tuo appartamento, all'angolo. È un telefono pubblico. Va bene, ti aspetto, sbrigati. Perfetto, perfetto. Ciao. Francesco, e quella valigia? Amore, stavolta ho deciso, me ne vado da casa per sempre. Sono venuto a prenderti, voglio portarti via, partiamo da soli. Non importa dove, staremo insieme e nessuno farà domande sul passato. Scusa, ma sei impazzito? Zitto un momento, bello. Tu non hai capito niente, Francesco. Ma dico, non puoi credere veramente che una donna come me pianti tutto per venire con te. Ti sei mai guardato bene allo specchio? Ormai sei un vecchio, Francesco, un vecchio decrepito. Tu hai un piede nella fossa, prova a guardare me. Sono una donna ancora piena di vita, anima mia. Sto a malapena cominciando a vivere. Piuttosto mi farei ammazzare. Da morta forse potrei accettare di partire con te. Mettitelo bene in testa. Sì, da morta. Probabilmente soltanto in una bara riusciresti a portarmi lontano, perché io ti ho soltanto sfruttato, Francesco e Triago. Ti ho estorto tutti i soldi che potevo spremerti. Hai sempre fatto quello che mi pareva e piaceva. Ma è finita, dolcezza. Adesso tu non mi servi più a niente. Ormai con te non ci faccio più nulla. Sei una donna da quattro soldi. Senza scrupoli. Per te ho offeso i miei figli, la famiglia, mia moglie, il mondo. Tua e solo tua la colpa delle follie che ho fatto. E dopo che te ne fai di me, ora mi ridi in faccia? Mi tratti come se fossi una cosa inutile. Come se fossi, lo sei. Tu non servi a niente. E tu sei una sgualdrina. Ma io sono capace lasciami, di ammazzarti. Lasciami, non tentare a toccarmi. Maiale, lasciami, maledetto. Cosa stai facendo?
Sciogliele le mani di dosso! Vieni qui! Buttalo fuori! Caccia via questo vecchio! Esci di qui, maiale! Calmati, Bella! Calmati! Vieni. Bella, ti prego, perdonami! Io non voglio, non posso perderti! Lasciami dire. È proprio vero che si viene sempre a sapere tutto. Ero sicura che prima o poi capitava, non mi sbagliavo. Credimi, io ho fatto l'impossibile per evitare che accadesse. Però adesso ho molta paura. Rodolfo è disposto a qualunque cosa e Raffaele ancora di più. Non mi dirai che tu hai confessato a Raffaele chi è il vero padre? No, mamma, io non gliel'ho detto, figurati. La sola idea mi preoccupa. Non riesco a immaginare la reazione di Raffaele quando lo scoprirà. No, mamma, io non mi sento tranquilla. Beh, non possiamo farci niente. Pronto? Sì. Sì, è qui. Te la passo, Raffaele. È Raffaele. Raffaele? Sì, amore, come stai? Senti, ti ho telefonato per avvertirti che sto venendo a casa con alcuni miei colleghi d'ufficio. C'è una magnifica sorpresa. Una sorpresa? Adesso ci mancava la sorpresa. Sì, però non ti voglio dire niente adesso. Volevamo andare al ristorante, ma io preferisco portarli a casa per stare vicino a te e alla bambina. Sì, senti, preparaci qualche stuzzichino. Certo. Sì, ti aspettiamo. Ma che cos'hai? La tua voce sembra strana. No, forse sarà il telefono, non so. Vabbè, comunque tesoro, bacia da parte mia la bambina, io arrivo. Saremo lì tra poco, d'accordo? Ciao. In mancanza di meglio, noi ci accontentiamo. Dato che la sala di proiezione è già occupata, possiamo vedere qui le diapositive. Pensavo che fossero state studiate. Ovviamente, però è sempre bene rinfrescarsi un po' la memoria. Commissario, mi permette, io preferisco rinfrescarmi la gola e brindare, perciò se facciamo in fretta poi ce ne andiamo a casa di Azucena, ci facciamo offrire da bere qualcosa, magari mangiamo e... Che ne dite? Perfetto, lei ci aspetta, l'ho avvertita per telefono. Ci sta preparando uno spuntino, ha messo da bere in frigo, le solite cose, insomma. D'accordo, però prima, signori miei, viene il dovere, vi pare, soltanto dopo il piacere. Dobbiamo sapere bene chi e cosa affrontiamo. Certo, ha ragione, commissario. Dai, proietta ancora le diapositive. Ma con la fame che ho le vedrò doppia, fuori di aspettare, Raffaele. Calma, calma, calma. La fretta e il nervosismo non servono a niente. Era ora. Ti stavo aspettando. Ho scoperto che è mia figlia. Ma amore, sta zitta! Non ho ancora finito. Come hai potuto, Brenda? Con quale diritto ti sei permessa di interferire nella mia vita? Con quale diritto? Per favore, Rodolfo, smettila, toglimi le mani di dosso. O hai già dimenticato che nel caso non ti fossi sposato con me, tu e la tua famiglia sareste ridotti in miseria? Lo so fin troppo bene, perché è stata la mia peggiore disgrazia. E ti assicuro che non potrò mai pentirmi abbastanza di aver accettato una cosa del genere, un gesto, un atto così immorale, mi vergogno. Avrei preferito vivere di stenti piuttosto che avere al mio fianco una donna meschina e di poco conto come sei tu. Sì, è stato un mio errore. Un errore che ora sto pagando con gli interessi, costretto a stare lontano da Azucena e da mia figlia. Tu mi hai ingannato. Mi hai mentito spudoratamente e questo non te lo perdonerò mai. Per favore, Rodolfo, non essere spietato con me. Lo ammetto, ho agito malissimo, sì, è vero. Però l'ho fatto solo per non perderti, perché quella bambina non... Dillo, dillo! Perché mia figlia non fosse d'intralcio nel nostro rapporto, non è così? Sei falsa. Ecco quello che sei. Non hai nessuna dignità. Sei una donna piena di complessi. Una donna che non è nemmeno capace di conquistare l'amore del suo uomo lealmente. Io faccio fatica a crederci. Mi sembra impossibile che tu, meschina e ipocrita contemporaneamente. Evidentemente non hai mai pensato, non hai considerato il male che stavi facendo a quella povera creatura. Per favore, Rodolfo, stai esagerando, ho capito, per cortesia, controlla. Ti faccio paura? Dovrei controllarmi. Ma come puoi pretenderlo? Come può controllarsi una persona che si è vista sottrarre la felicità? Rodolfo, ti scongiuro, hai ragione, ma controllati, ti prego, perdonami. Mi chiedi anche di perdonarti. Hai sistemato tutto, hai chiesto il mio perdono. E ti illudi di rimediare tutto con una parola.
Magari sei convinta che una frase basti ad alleviare il dolore che mi sta schiacciando ora, in questo momento, che mi opprime e mi toglie il fiato. No, mai. Per mia fortuna Dio è grande. E lo ringrazio profondamente per non aver permesso che tu concepissi un figlio, perché tu non lo meriti. No, non continuare, Rodolfo, no. Io sono incinta, Rodolfo. Sto aspettando un figlio da te.